Rieccoci di nuovo in studio per Comuni alla Ribalta, siamo a Carpi, torniamo al Palazzo dei Pio di cui abbiamo già scoperto e raccontato qualcosa, a scoprire questa volta il castello dei ragazzi. E siamo sempre all'interno del Palazzo dei Pio, però dall'ingresso principale sulla piazza, all'interno del castello dei ragazzi. Qui c'è una biblioteca, una ludoteca, un teatro. Noi siamo con la direttrice Emilia Ficarelli, ci racconti un po'. Sì, il Castello dei Ragazzi è un servizio rivolto all'infanzia, 0-14 anni, che nasce nel 2006 ed è composto appunto di tre istituti, la biblioteca ragazzi, la ludoteca e il teatro della luce. La biblioteca ragazzi e la ludoteca esistevano già da prima, ma nell'ambito della valorizzazione del Palazzo dei Pio l'amministrazione ha deciso di destinare appunto in questo edificio storico più importante della città uno spazio importante rivolto a bambini, ragazzi e famiglie. La scelta è stata premiata, infatti nel 2011 abbiamo registrato 123.000 presenze, di cui circa 9.000 studenti, 25.000 circa nel tempo libero e 90.000 presenze quotidiane di pubblico. Il prestito che facciamo riguarda libri, giocattoli e anche documenti multimediali, sono circa 44.000 prestiti all'anno. Qui comunque abbiamo un'apertura settimanale di 40 ore, i bambini vengono per leggere, per giocare, ma anche per socializzare, per stare insieme, bambini, ragazzi e famiglie. Importanti sono anche tutte le attività didattiche che svolgiamo con le scuole. Un elemento fondamentale del Castello dei Ragazzi sono le installazioni artistiche. Alle mie spalle vedete il teatrino che è stato realizzato da Emanuele Luzzati, il grande maestro scenografo, che poi ha realizzato anche la Casa sull'Albero, che è lo spazio 3-6 anni della ludoteca. Questo leitmotiv del Castello dei Ragazzi lo ritroviamo anche nella ludoteca con il Teatro delle Luci e delle Ombre. Quindi oltre ai giochi di gruppo, giochi di società, la ludoteca ha anche questo spazio innovativo che è stato progettato in collaborazione con la Cité des Enfants di Parigi e con Teatro Giocovita di Piacenza, che riguarda appunto i giochi d'ombre e di luce, con sagome in policarbonato e dove si può anche giocare con il proprio corpo, quindi con le ombre anche del proprio corpo. Introduce al Teatro delle Luci e delle Ombre un bellissimo arco scenico realizzato dall'illustratore Gianni De Conno, che vinse nel 2005 il premio Andersen come migliore illustratore. Servizi alla persona, quindi il passo verso il sociale è breve. Sergio Zini, Cooperativa Sociale Nazareno, sono, da quello che ho capito dalla veloce presentazione di prima, tante le attività che vi caratterizzano, si va dalla residenza anche fino al teatro, visto che Teatro della Luce mi ha dato l'aggancio. Sì, il nostro desiderio è stato sempre quello di cercare di rispondere ai bisogni delle persone che man mano si rivolgevano a noi o che abbiamo incontrato. Cioè, l'idea è quella di aiutare le persone a vivere meglio, quindi un progetto di vita in collaborazione strettissima con le varie servizi della persona, il comune, l'azienda sanitaria o quant'altro, che però ha come la peculiarità di andare a cercare in ciascuno il suo talento nascosto. Quindi la scommessa che le persone che noi seguiamo, che sono persone con disabilità, che possono avere problemi di altro tipo, sono comunque persone portatrici di una ricchezza che noi dobbiamo andare a scovare, a scoprire. Per questo che si fa tutta una serie di attività che, come dire, che vanno proprio a cercare l'espressività delle persone, quindi dalla produzione di oggetti alla produzione di spettacoli, alla produzione di pittura, danza, tutto quello che, musica, tutto quello che può riguardare la creatività della persona, fino al lavoro, all'artigianato, oppure a commercializzare quello che viene prodotto, perché a noi interessa che quanto sia fatto abbia un valore anche per la gente, sia, come dire, cercato e desiderato per il valore che ha, non tanto per un aspetto solidaristico, che comunque è sempre molto importante. Ecco, voi tutti gli anni a maggio organizzate il Festival delle Abilità Differenti, ormai è giunto alla 14ª edizione. Sì, la 14ª, stiamo andando verso la 15ª, e il Festival, la 15ª, si chiamerà Magnifiche Interferenze, così facciamo un'anteprima del titolo del Festival, e diciamo così, questa esperienza è nata proprio per incontrare uno stile di lavoro che andava appunto a cercare l'anima della persona, il suo pensiero, ciò che era che va al di là del problema che uno si porta addosso, ecco. E questo ci ha permesso di creare e valorizzare le persone che seguiamo,
Per darvi un'idea, abbiamo attualmente nella nostra cooperativa 5 persone che dipingono, che hanno le opere in tutta Europa, musei in tutta Europa. Uno peraltro è stato invitato proprio la settimana scorsa al Festival del Metticciato dell'isola della Réunion, che è un'isola francese nell'Oceano Indiano, in cui c'è caratteristica proprio per l'aspetto del crogiuolo delle razze. E parteciperà a questa cosa. Poi ovviamente spettacoli, cerchiamo di coinvolgere personalità del mondo dello spettacolo, cerchiamo di, come dire, di creare delle occasioni perché la gente si approcci finalmente alle persone con disabilità, non tanto per la disabilità, ma in quanto perché sono portatrici di qualcosa di positivo e di bello da vedere, da gustare. Abbiamo visto la collaborazione di Paolo Cevoli anche nel video. Sì, Paolo Cevoli ci onora della sua presenza, è un po' il flagello dei sindaci e degli assessori, perché tutte le volte che abbiamo questi incontri lui ha qualcosa da dire su qualcuno, ma però sicuramente in maniera molto simpatica. Questo direi che sempre è stato da diversi anni un nostro sostenitore, per cui siamo contenti di lavorare con lui. E poi soprattutto questo dà anche un'immagine alle persone che seguiamo di una dimensione che va al di là delle piccole cose comuni, ma dà come una speranza che, come dire, ci possa essere un orizzonte più ampio di quello che si percepisce nella giornata e quello opprimente che può essere talvolta la patologia che uno si porta addosso. Quindi questo crea speranza, e questo credo che sia molto importante, crea speranza sia per chi lavora, ma anche per chi, ma soprattutto per chi è aiutato nella vita, vive la sua vita. Internazionale è anche la dimensione che siete riusciti a dare man mano al vostro festival. Sì, questo è un puro caso, cioè nel senso che noi abbiamo cominciato il festival delle abilità differenti ed è diventato internazionale perché da subito abbiamo incontrato persone all'estero e da quel momento lì è rimasto il Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Ogni anno c'è sempre qualcuno che che partecipa a questo festival. La cosa impressionante è che scoprire che conoscono questa cosa viene a sapere che, non so, in Cina, no? C'è mi sembra sia il figlio di un qualche potente, diciamo così, della Cina, che è disabile, che conosceva il nostro festival, ne ha parlato un funzionario del Ministero degli Esteri che mi ha telefonato per dirmi: ma in Cina sanno di voi? Dico, non sapevo che sapessero. Però fa colpo questa cosa qui, perché vuol dire che è una cosa che, come dire, interessa e è probabilmente un valore che va proprio a pescare nel valore della persona. Adesso noi facciamo un piccolo cambio di argomento, parleremo del distretto della moda di Carpi. Restate con noi subito dopo questa piccola interruzione. E prosegue il nostro giro tra le attività di Carpi. Siamo in via Puglia 29 nel caffè online con il titolare Massimo Dotti. Massimo, io mi aspettavo tu mi offrissi un caffè, invece no! Cosa fate? Qual è l'attività? Beh, la nostra attività prevalente è la distribuzione online e al dettaglio, quindi a chi entra dal negozio, di cialde e capsule per caffè. Sono di varie forme e misure, noi le abbiamo quasi tutte e possiamo dire di offrire un buon prodotto per quasi tutte le macchine sul mercato. Vendete anche macchine del caffè, giusto? Sì, le macchine del caffè vengono esclusivamente vendute, sono di tutte le produzioni nazionali, non prendiamo macchine di importazione estera in quanto avremo difficoltà nel reperire la ricamistica. Assistenza post vendita la fate? Per legge sono 2 anni per qualsiasi macchina che viene venduta. Quindi. E poi gli acquisti online? Gli acquisti online uno può trovare sul nostro sito tutto quello che abbiamo presso il nostro magazzino, abbiamo 300 metri di deposito, e quindi basta selezionare il prodotto, scegliere il carrello, la modalità di acquisto e nel giro di 2-3 giorni. Sono di gusti difficili, non solo caffè, ma mi piacerebbe anche aromatizzato, ad esempio. Gli aromatizzati sono una gamma infinita, possiamo arrivare dal caramello al ginseng, al guaranà, al mocassino. Tè verde. Allora vi aspettiamo in via Puglia 29, dove il caffè online saprà esaudire qualsiasi vostra richiesta. Ben ritrovati in studio Comuni alla Ribalta, stiamo scoprendo Carpi e arriviamo ad aprire la pagina economica. Partiamo dal settore della moda, andiamo a scoprirlo insieme. Siamo con Andrea Scacchetti, imprenditore e amministratore delegato di Sintesi Fashion Group. Qual è il rapporto di Carpi con la moda?
Il rapporto di Carpi con la moda è un rapporto estremamente lungo, duraturo, ed è Carpi considerata uno dei distretti più importanti europei, sicuramente forse dal punto di vista del tessile abbigliamento uno dei distretti più importanti al mondo. È una storia molto lunga, abbiamo avuto degli anni direi eccezionali, soprattutto gli anni 90, poi naturalmente questo distretto si è modificato col modificarsi delle condizioni generali di mercato, però permane e continua ad essere comunque un distretto importantissimo. Cerchiamo di inquadrare l'azienda e le principali attività. Sì, la nostra è un'azienda del tessile abbigliamento, è un'azienda diciamo di carattere familiare, è nata con le precedenti generazioni, quindi nell'immediato dopoguerra, e poi naturalmente si è sviluppata e si è trasformata in questi ultimi anni. Diciamo che dal 1990 la nostra da azienda è orientata verso un mercato diciamo di ingrosso, è diventata un'azienda invece orientata al mercato del dettaglio, quindi con un marchio proprio, e quindi dal 91 noi operiamo con il marchio Anna Rachele sul mercato italiano ed estero. Dagli anni 90 ai giorni nostri, come sono cambiate le cose sul territorio? Ma come dicevo prima, pur rimanendo il nostro distretto un distretto veramente molto molto importante, è chiaro che i numeri sono molto diversi. Nel 1990 avevamo qualcosa come 14.000 addetti all'interno del nostro distretto, ora siamo a poco più della metà. Rimaniamo comunque con una presenza di quasi 1.200 aziende, di cui quasi 300 sono destinate al mercato finale e le altre invece sono aziende di subfornitura. Tenete presente che nel nostro distretto vengono prodotti circa 110.000 referenze all'anno da parte delle aziende e quindi questi sono numeri importantissimi. Se poi calcolate che quasi il 35% della produzione del distretto di Carpi viene esportata, credo che siano veramente numeri importanti. Al momento attuale il fatturato del distretto di Carpi si aggira intorno a 1.300.000.000 di euro. Questi sono un po' i numeri a grandi linee del settore. È chiaro che la modificazione grande nel nostro settore è stata nel passaggio da un settore prettamente diciamo dedicato alla produzione conto terzi, quindi per altre aziende che poi commercializzavano con i loro marchi i prodotti all'interno del mercato. E la grande trasformazione, dicevo, è stata nel momento in cui le nostre aziende hanno incominciato invece a promuovere i propri marchi, quindi il panorama è molto cambiato e devo dire che negli ultimi anni soprattutto le aziende che hanno avuto questa politica dove il fattore determinante non era più il prezzo ma quanto l'importanza del marchio è stata veramente l'aspetto premiante del nostro mercato. Gianfranco Vinani prima ci ha accennata una serie di cibi e bevande molto interessante. Enogastronomia, quanto anche questo settore è importante per l'economia del territorio di Carpi? Ma è molto importante perché l'enogastronomia innanzitutto è importante a livello nazionale, ha una grande importanza, quindi anche Carpi occupa il comune di Carpi, devo dire, una buona struttura di ottimi professionisti, ottima collaborazione col comune che negli ultimi anni si è cercato di dare proprio smalto a molte iniziative proprio per richiamare anche dall'esterno tante persone che conoscono la nostra realtà, quindi con molte iniziative che sono state fatte, altre c'è la speranza futura con tanta voglia di fare e anche l'unione di questo, chiamiamolo consorzio di Terre Piane, devo dire che si sta finalmente sviluppando pian piano per dare smalto a tutti questi produttori che veramente con tanti investimenti e sacrifici riescono a portare i prodotti di massima qualità sul mercato. Ecco. C'è anche una brochure che illustra la varietà di prodotti che possiamo trovare in zona. Sì, ma sono tante le brochure che ormai anche Carpi nel proprio ufficio del punti di informazione riescono a dare a tutti i cittadini che vengono dall'esterno con massima informazione sull'enogastronomia e quindi anche diciamo delle brochure che raccolgono un insieme di piccoli produttori con vendite dirette. Ultimamente c'è un mercato anche già via online che funziona in modo eccezionale e qua anche proprio
terre piane, e sta con questo nuovo sito sviluppando, pian piano allargando, che i propri produttori possono mettere questi link in vendita con i propri prodotti. Ecco, quindi devo dire che si sta ampliando questo mercato. E poi ovviamente c'è la parte finale della trasformazione anche dei prodotti che abbiamo da questi produttori, le portiamo in tavola. E devo dire che Carpi occupa un ottimo bacino di trasformazione, quindi dai ristoranti, agriturismi, con un'elevata, medio-alta qualità. Ripercorriamo le denominazioni particolari a cui prima accennato durante il menù di Carpi e territorio. Beh, devo dire che noi possiamo avere un piede su tutte DOC, IGP nel settore enogastronomico. Dunque iniziamo dalla DOC, una delle quattro che abbiamo a Modena, che è il Salamino di Santa Croce, di cui vi ho accennato poc'anzi, ma noi siamo in terra anche noi di Parmigiano Reggiano, quindi produzione di formaggio, ma anche dovrebbero venire, già come fanno in tanti, visitare la nostra acetaia che ha allestito il comune di Carpi, una bellissima acetaia, perché aceto balsamico tradizionale anche noi in antichità abbiamo sempre avuto i nostri produttori nelle famiglie private, diciamo, è sempre esistito anche Carpi nelle famiglie nobili. Poi è logico che quel tempo aveva fatto annullare questo prezioso prodotto e nell'ultimo ventennio tutto è venuto alla ribalta. E anche Carpi ha fatto molto mettendo smalto nei nostri bellissimi edifici che possiamo vedere dalla piazza, questa bellissima città e che è visitabile. La vedremo nelle immagini. E quindi è il massimo condimento da inserire anche questo sulla tavola di un pranzo di Natale. Ecco. Ha portato con sé anche qualcosa che abbiamo intravisto magari in qualche inquadratura dello studio? Sì, io ho portato con me la rappresentanza di questo meraviglioso liquido che è il Lambrusco, questa spuma gioiosa, e questo un po', diciamo che è uno dei Lambruschi più importanti tra tutti i comprensori anche delle altre province. Il Salamino di Santa Croce ha una vecchia storia e devo dire che ha preso proprio un grande abbraccio di mercato tra i migliori, perché sappiamo, e ormai tutte le guide enogastronomiche non solo ne parlano nel mondo, è il vino più venduto al mondo, ecco, per la sua freschezza, la sua bevibilità, il suo tasso alcolico non eccessivo, e quindi ha una bella fetta di mercato. Ecco. Da sommelier dove ha incontrato la bottiglia di Lambrusco più lontano dall'Italia? Beh, da sommelier si trova ormai anche in Australia la bottiglia importante. Ormai il Lambrusco viene venduto in tutto il mondo, devo dire che con un mercato un po', se vogliamo, di crisi nazionale, tante aziende del nostro settore enologico si salvano proprio con le esportazioni all'estero, che ha una percentuale molto alta. Ecco. Ecco, Sindaco, noi abbiamo parlato di export anche prima con l'amministratore delegato di Sintesi Fashion Group, abbiamo parlato quindi di due grandi distretti, la moda e un punto sull'enogastronomia. Che cosa ancora ci resta da conoscere per l'economia del territorio carpigiano? Ma ci sono tante cose, cioè noi in questi anni abbiamo cercato di promuovere tutto il territorio nel suo complesso, dall'enogastronomia, come diceva prima il nostro Zinani, ma così come diciamo sul tessile. Carpi ha tantissime griff sul suo territorio, griff che hanno investito molto sul tema dell'internazionalizzazione dei prodotti. Tenete presente che il tessile abbigliamento rappresenta una grossa percentuale, cioè è la produzione predominante del territorio. E quindi il fatto di aver aperto anche situazioni monomarca in Cina, in India, in Russia, in Brasile, insomma in tutti gli stati delle economie emergenti, ha fatto sì che insomma ci fosse dal punto di vista proprio dell'attività insomma prevalente una situazione che ha un po' attutito, no, le situazioni della difficoltà dell'economia del 2008. Dico un po' attutito perché anche noi stiamo vivendo tutte le difficoltà generali che stanno vivendo insomma tutti i comuni italiani, che sta vivendo l'Europa, quindi una situazione abbastanza complicata, però il nostro distretto è un distretto insomma che ha investito molto su queste eccellenze e quindi va a
diciamo, a differenziarsi da altri distretti del tessile italiano, se prendiamo Prato o Biella o altre situazioni. Lì hanno puntato sulla quantità, noi abbiamo puntato sulle griff, quindi una cosa molto ma molto diversa, insieme alla valorizzazione della città, perché le ristrutturazioni che dicevo prima, avete sentito i numeri del Castello dei Ragazzi, ma potrei citarvi i musei civici quando li abbiamo aperti, da quando li abbiamo aperti sono diventati il secondo museo della provincia di Modena dopo il museo Ferrari di Maranello, cioè quindi con dei numeri molto ma molto elevati. Allora il tema del promuovere un sistema, il sistema Carpi, sotto tutti i punti di vista, è stato, insomma, questo è uno dei progetti, insomma, su cui abbiamo lavorato tutti insieme, no? Quindi nel senso non solo l'amministrazione comunale ma tutta la comunità. Cioè noi ci siamo posti il tema di dire investire sulla città significa investire sul sociale, significa rendere la nostra città attraente, significa rendere la nostra città diciamo interessante anche per professionisti che vogliono insediarsi nella nostra città a lavorare, ma che vogliono avere anche delle opportunità diverse, portare i bambini alla scuola materna, avere servizi. Quindi diciamo che si è promosso tutto quanto insieme. Allora questo ha dato, insomma, i risultati che vediamo oggi, pur, ripeto, nelle difficoltà generali che dalla crisi del 2008 al terremoto a tutte le altre situazioni, insomma, è chiaro che oggi, prima dicevo, dopo il sisma, ripartire, cioè siamo in una situazione, insomma, di ripartenza, quindi questo è. Allora, noi adesso continuiamo a parlare di eccellenze di Carpi, ne ha fatto cenno Gianfranco Zinani prima, l'aceto balsamico tradizionale. Tra poco, restate con noi.